Gianni Colacione per Libre TV, 17 gennaio 2017, siamo nell'ufficio del presidente del settimo municipio Monica Lozzi, in queste interviste ormai quasi seriali potremmo dire, perché Libre TV si occupa del settimo municipio, come sapete, con le registrazioni dei lavori del Consiglio Municipale, ma sentiamo anche ovviamente la presidente Monica Lozzi che ci informa un po' sull'andamento del suo lavoro, del suo incarico, a distanza di ogni 2, 3, 4 mesi più o meno. E alla ripresa, diciamo, dei lavori dopo la pausa, diciamo, natalizia, festiva, ci sono stati un po' di problemi a livello comunale e anche in municipio. Ecco, le chiediamo un pochino come sono stati affrontati. Allora, Monica, l'inizio del nuovo anno ha visto un'emergenza freddo che si suol dire, adesso bisogna vedere un po' le statistiche, insomma, comunque si è un po' insolita a Roma, con delle temperature particolarmente rigide, e ci sono stati due aspetti parecchio critici che hanno investito l'amministrazione comunale e ovviamente anche quella municipale, immagino. La parte delle scuole, quindi per tutti i ragazzi che vanno a scuola, per far trovare loro le scuole diciamo abitabili con una temperatura decente, e poi la parte dell'emergenza che riguarda coloro che non hanno una fissa dimora, che non hanno una casa. Ecco, partiamo dal primo argomento, cioè emergenza freddo e scuole. Come è andata, come avete affrontato questo problema qui nel settimo municipio? Sì, c'è stata l'ordinanza del sindaco che ha chiesto l'accensione dei riscaldamenti nelle strutture scolastiche alle ore 18 del sabato, prima del rientro delle scuole dalle vacanze natalizie. E noi, per quanto riguarda le scuole che hanno accensione da remoto, e cioè direttamente dal SIMU dell'impianto di riscaldamento, grandi difficoltà non ne abbiamo avute. Logicamente la nostra assessora ha dovuto invece interfacciarsi e rintracciare tutti i dirigenti scolastici che all'epoca erano ancora in ferie, per poter accedere invece nelle scuole dove l'accensione è manuale. I più grandi problemi li abbiamo avuti la mattina del lunedì, laddove si sono rotte le tubature, quindi abbiamo dovuto fare degli interventi di manutenzione urgente, di riparazione, per poter permettere l'accesso alle scuole. Purtroppo noi sappiamo che le strutture scolastiche sono fatiscenti, avrebbero bisogno di una manutenzione, di una ristrutturazione proprio degli edifici, anche perché laddove funzionano le caldaie spesso è proprio la struttura che disperde il calore. Però fortunatamente siamo riusciti ad arginare, abbiamo dovuto chiudere per un giorno solamente un istituto scolastico perché la rottura del tubo ha richiesto una manutenzione un po' più prolungata, però insomma in generale abbiamo cercato di arginare. Per quanto riguarda invece questo fine settimana, diciamo, grandissime difficoltà non ci sono state. Le scuole stavano accendendole praticamente la domenica a mezzanotte, le temperature si aggiravano intorno ai 16-17 gradi, in quelle più critiche, sappiamo che il livello minimo è dei 18, però rispetto ai 7-8 gradi del certo. Periodo post, insomma, Natale è andata abbastanza bene. Peraltro questo è il municipio più popoloso di Roma, se non erro, immagino che anche il numero dei plessi scolastici sia notevole. Sì, sono circa 140 plessi scolastici, quindi pure gli interventi sono molto difficoltosi, perché poi non si sa com'è, avviene sempre tutto o nel fine settimana o durante le vacanze, quindi abbiamo dovuto poi mobilitare gli uffici tecnici e i dirigenti scolastici, tutti insomma molto disponibili proprio per intervenire nelle strutture. Però insomma abbiamo cercato di arginare, anche se sappiamo che la manutenzione ad esempio delle caldaie che dovrebbe essere fatta nel periodo estivo, così da averle al massimo della funzionalità nel periodo invernale, è da anni che non viene fatta, quindi stiamo cercando di programmarla in modo di arginare il problema magari per il prossimo anno. Ecco, invece parliamo delle persone che purtroppo c'è stata proprio una vera e propria moria in questi giorni. Un clochard è morto qualche giorno fa a Piazza Mancini, un altro in zona Tormarancia, la sindaca ha detto che era colpa dello Stato che non ha dato possibilità di mettere, di istituire il reddito di cittadinanza. Questo municipio, per le persone appunto senza fissa dimora e che non hanno un tetto, in questo momento particolare di freddo, fa qualcosa?
Allora, noi nel periodo in cui doveva partire il piano freddo, quindi intorno a novembre, il nostro assessore si è interfacciato direttamente con il Vaticano, che ha messo a disposizione 3 parrocchie a titolo gratuito per l'accoglienza dei senza fissa dimora del nostro municipio e, diciamo, di tutta la città. Insomma, se volete io vi leggo quali sono le parrocchie, perché a mente non me le ricordo. Praticamente è la parrocchia di San Giovanni Battista de Rossi in via Cesare Baronio, la parrocchia Ogni Santi in via Appia Nuova 244 solo per le donne, quella precedente era solo per gli uomini, e parrocchia San Gabriele della Dolorata Villa Livia Drusilla per uomini e donne. Inoltre c'è la stazione Tuscolana, che era sempre aperta, e diciamo che anche come consiglieri e volontari abbiamo fatto nei giorni di maggiore freddo un giro per tutto il territorio del municipio, soprattutto nelle aree dove sappiamo che ci sono principalmente, insomma, le persone senza fissa dimora, per chiedere se volevano un ricovero per la notte, perché poi purtroppo non tutti accettano queste soluzioni. Quelli che hanno detto sì li abbiamo accompagnati personalmente nelle parrocchie, agli altri abbiamo offerto coperte e un pasto caldo. Insomma, abbiamo cercato di fare il nostro con gli strumenti a nostra disposizione. Rispetto ai programmi della sindaca, quindi praticamente dell'amministrazione centrale, uno dei temi che si era detto appunto che sarebbe stato preso in esame era quello della chiusura dei campi rom. Noi qui abbiamo in questo municipio un campo appunto che ospita non so quante centinaia di persone, ma parecchi. 700 cittadini, spesso cittadini romani di etnia rom. Ecco, volevo sapere se, siccome anche nella precedente intervista qualche mese fa ti avevo chiesto, ed era appunto in partenza un lavoro, diciamo, di quasi censimento, un po' per capire la situazione, ecco, come sta andando questo lavoro? Allora, noi siamo già arrivati al sesto incontro di questo tavolo con tutte le forze dell'ordine, la polizia locale, il sindaco, il responsabile della sicurezza, perché proprio in virtù della sentenza che c'è stata di chiusura del campo abbiamo dovuto attivare tutta una serie di misure per mettere in itinere questo percorso di superamento, secondo naturalmente la strategia nazionale ed europea di integrazione della popolazione rom. E difatti entro il 31 gennaio sarà pubblicato un bando con fondi PON Metro, quindi fondi europei, proprio per l'avvio del percorso di chiusura del campo rom La Barbuta, che avrà un percorso, una durata di circa 2 anni, perché logicamente è un percorso che deve andare a intervenire sia sulla possibilità di autosostegno economico delle persone che vivono all'interno, che deve avere a che fare con una certa autonomia anche per quanto riguarda gli alloggi, quindi è un percorso abbastanza articolato, logicamente che avrà inizio però con un censimento patrimoniale, perché noi il censimento di persone che sono all'interno è già stato completato. Ci sarà un censimento patrimoniale, perché logicamente il nostro compito è assistere le persone fragili, coloro che già hanno comunque un lavoro, un patrimonio, insomma, economico consistente, dovranno lasciare in maniera spontanea il campo. Comunque il percorso è avviato, entro il 31 gennaio, ripeto, ci sarà questo bando, perché logicamente tutti i percorsi dovranno essere assegnati a persone competenti, credo sarà anche un bando europeo, e ci auguriamo, insomma, che nell'arco di un paio d'anni almeno il campo rom della Barbuta sia chiuso. Perfetto, quindi insomma il tempo più o meno è sì, quello? Sì. Ho capito. Più o meno, certo. Un'altra cosa, un altro tema importante era quello, diciamo, della viabilità dei trasporti in questo municipio, come un pochino in tutta quanta la città. Questo municipio ha per esempio una stazione futura, in lavori aperti per una stazione della metropolitana a San Giovanni, e insiste proprio ai confini di questo municipio con, mi sembra, il primo municipio, se non erro, vanno avanti da parecchio tempo. Ecco, sai dirci qualcosa? Si vede la luce? Allora, io le tempistiche sinceramente ancora non le ho capite bene, di apertura della stazione relativa ai lavori di metro C. So che hanno fatto vari sopralluoghi anche con il nostro assessore per la chiusura di vecchi cantieri e l'apertura di quelli nuovi per la tratta successiva, però le tempistiche non ce le hanno date. Allora, parliamo di viabilità e di quasi rotabilità delle nostre strade. La sindaca ha detto che ha riparato 400 buche.
diciamo che evito qualsiasi commento, mi sembra insomma un po' emblematica la cosa di una situazione, di una certa difficoltà generale a livello centrale. Ecco, qui la situazione com'è per quanto riguarda le strade? Diciamo che noi qua abbiamo rifatto completamente 7-8 strade e questo è un grandissimo successo, tra cui i lavori in corso attualmente di Viale Schiavonetti, che erano fermi da anni perché non si era ancora perfezionato l'acquisizione a patrimonio, perché la società che doveva completare i lavori doveva intervenire su alcune richieste dell'ufficio tecnico. Fortunatamente in questi mesi siamo riusciti a sederci ad un tavolo, loro si sono resi disponibili a fare gli interventi che necessitano per l'acquisizione, stanno lavorando, nell'arco di una settimana, 10 giorni dovrebbero terminare e quindi perfezionare l'acquisizione. Abbiamo rifatto via Vignali, via Grottaferrata, parti di via Latina, via Monasterace, insomma abbiamo rifatto completamente alcune strade, oltre agli ordinari interventi di riparazione buche, ma quelle rientrano nell'emergenza. Noi come obiettivo abbiamo quello di superare l'emergenza, quindi i nostri fondi saranno principalmente dedicati al rifacimento del manto stradale e poi nell'emergenza alla chiusura delle buche. Perché sappiamo che non è una questione di arredo urbano, è una questione di sicurezza che oltre un certo limite poi comporta anche quando se qualcuno si fa male, insomma, contenziosi, soldi che vengono spesi, danni erariali, insomma, porta appresso un sacco di problemi la condizione delle strade. E quindi va bene, speriamo a questo punto che anche a livello centrale, insomma, le 400 buche diventino meno qualche migliaio, perché il resto di Roma è veramente in una condizione da un punto di vista stradale molto, molto triste e preoccupante. Un'altra cosa che volevo chiederti è anche qui facendo un pochino una seconda puntata rispetto alla precedente intervista, ho visto insomma più o meno che la squadra la giunta, insomma la tua squadra di lavoro che hai scelto, che hai messo su in brevissimo tempo, è operativa, mi sembra abbastanza coesa. Non molto, mi sembra, a quella a livello appunto capitolino, in cui ci sono dei problemi che si stanno affrontando, ci sono cambi di assessori e così via. Ecco, io volevo chiederti, riguardo al tuo lavoro qui nel settimo municipio, questa incertezza nel protrarsi dell'amministrazione capitolina crea un po' di difficoltà? Diciamo che noi abbiamo preso da subito la buona abitudine di interfacciarci direttamente con gli uffici, perché noi le più grandi difficoltà che troviamo nell'azione amministrativa immediata è la lentezza burocratica degli uffici, quindi tutto ciò che dobbiamo mettere in pratica nel municipio ma di competenza comunale attualmente ci interfacciamo direttamente con i dipartimenti. È normale che l'aver perso in corsa un assessore come la Muraro ha creato delle difficoltà, ma devo dire che la Pinuccia Montanari si sta dimostrando donna di grandi capacità, quindi ha già preso in mano la situazione, ha già fatto vari incontri con i municipi, quindi stiamo tranquillamente rientrando in una situazione di normalità, sperando poi insomma che pure tutta questa attenzione mediatica si abbassi un attimino e ci lasci lavorare un po' in pace, diciamo. Beh sì, una situazione mediatica sicuramente, poi ci sta anche una parte di schiuma speculativa, però insomma ci sono dei problemi che sono oggettivi, che sono abbastanza insomma pesanti per quanto riguarda l'amministrazione centrale, e oltretutto c'è anche un pregresso. Allora parliamo per esempio dei trasporti. Qualche giorno fa è uscito sui giornali, anche lì un'attenzione mediatica che insomma magari è eccessiva, però si parla veramente di truffe ai danni dell'Acotral, del Cotral, ormai si chiama Cotral. La situazione dell'ATAC è abbastanza drammatica, ci sono più di 1 miliardo di debiti, e una delle posizioni del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda questa azienda è che è un patrimonio della città. Ecco, io ti chiedo a te, diciamo, proprio come, ovviamente è una questione globale, tra virgolette, riguarda tutto il comune, perché è una municipalizzata, ecco, non pensi che sia un patrimonio anche il debito da questo punto che insiste su tutti i cittadini, quindi insomma un patrimonio negativo, se così possiamo dire? Beh, diciamo che ad oggi tutte le municipalizzate, oltre ad essere diciamo un patrimonio pubblico, hanno sempre gravato molto sulle tasche dei cittadini. È difficile risistemare in pochi mesi
aziende tipo ATAC e AMA perché hanno delle carenze strutturali evidenti. Noi ci teniamo in maniera molto forte a mantenere che il servizio sia pubblico. Logicamente serve una collaborazione anche da parte dei vertici di queste aziende, perché solo insieme si riesce a risistemare tutta la situazione per renderli efficienti ed efficaci, e quindi da rendere veramente patrimonio comunale da tutelare. E in caso contrario poi ognuno dovrà fare o prendere le proprie decisioni, però io credo che l'obiettivo sia quello di mantenerle pubbliche e di efficientare il servizio. Quindi tu pensi che non è una situazione che è arrivata a uno stadio in cui bisogna necessariamente sradicare, cioè ricominciare da zero? Si può in qualche modo modificare qualcosa pur mantenendo questa azienda com'è? Beh, io non sono molto esperta di municipalizzate, non è la mia materia, ma io credo che con la buona volontà si possa ottenere molto. Secondo me bisognerebbe mettersi ad un tavolo non solo con i vertici ma anche con gli stessi dipendenti, perché per riorganizzare il settore bisogna avere anche una disponibilità da parte di coloro che lavorano in ATAC di voler migliorare il servizio, di voler efficientare il tutto, anche perché significa tutelare il proprio posto di lavoro. Quindi al di là della dirigenza che può aver sbagliato, ci possono essere state 2000 questioni tra connivenze varie che hanno portato al disorganico che c'è oggi, però mettendoci tutti un po' del proprio, sia i dipendenti sia i nuovi vertici, secondo me si può ancora ottenere qualche cosa. Non credo che siamo arrivati insomma al default, me lo auguro, perché sono comunque posti di lavoro, famiglie che vanno tutelate, e va tutelato anche il servizio che, per cui i cittadini pagano. Perfetto, allora noi ringraziamo Monica Lozzi, presidente del Settimo Municipio, continueremo a seguire il lavoro che ci sembra che sta facendo in modo egregio in questo municipio, in questo incarico. Le auguriamo anche buon compleanno, che fra qualche giorno avverrà, se non sbaglio, il 27. Grazie ancora, e gli diamo appuntamento su Libre TV per tutte le registrazioni del Consiglio. Grazie a voi.